to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, 'cause I want it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, 'cause I want it better than I'm gonna want it. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Popolo della box, del mondo del fighting, in voce Alberto Frati, Maone Massimiliano, per darvi il benvenuto a questa seconda puntata di Fighters Talk. E allora Massimiliano, torniamo in voce dopo una lunghissima settimana. Sì Alberto, dopo la prima puntata che ha riscosso tantissimo successo, rieccoci di nuovo in voce insieme per questa nuova puntata di Fighters Talk. E tanti saranno gli ospiti oggi, caro Massimiliano, come sempre. Molti saranno i pugili che saranno qui presenti per raccontare questa ora di grandissima box. Eh sì, tanti gli ospiti come sempre, come ci hanno sempre abituato, tanti pugili che interverranno alla nostra radio, e Mauro Forte, e Mirko Di Carlo Antonio, Luca Spadaccini saranno con noi per questa nuovissima puntata. Siamo orgogliosi e ringraziamo veramente tutti di cuore per il grandissimo supporto che ci state dando anche fuori trasmissione, come si suol dire, caro Massimiliano, dietro le quinte. Eh sì Alberto, veramente tante le telefonate che ci hanno fatto per farci un in bocca al lupo, per augurarci un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Fatemi salutare, gliel'avevo annunciato anche ieri, il grandissimo che tu conosci bene, Massimiliano, il grandissimo maestro Ottavio Barone, caro sì, Alberto. Sì, Ottavio Barone, che mi ha detto sinceramente una cosa che non ho compreso bene. Mi ha detto: salutami quel campioncino di Massimiliano. Ora, o era ubriaco perché era ora di pranzo e magari aveva abusato un po' dell'alcol, o era un altro Maone. O era un altro Maone. Questo è l'arcano che cercheremo di capire la prossima settimana, perché Barone sarà presente per la prossima settimana. Sarà presente alla prossima puntata di Fighters Talk, come sarà presente, lo diciamo? Vogliamo dirlo? Sarà presente anche Daniele Bucetto Petrucci, quindi ci stiamo immettendo in qualcosa di pericoloso, caro Massimiliano. Eh sì. Comunque, ritornando al discorso di Ottavio, del maestro Ottavio, probabilmente sì, non ero io il Maone. Non eri tu, non so chi fosse quel Maone. E Massimiliano, siamo già ai primi minuti, alle prime battute. Oggi ti vedo più sciolto. Eh sì, dai, piano piano, ho sempre un po' d'ansia, il cuore mi batte a mille, pare che sono sul ring, però dai, piano piano ci sciogliamo, Alberto. E diciamo che questa trasmissione Fighters Talk è possibile risentirla tramite Spotify, tramite Amazon, tramite Apple Music. Chi più ne ha più ne metta, veramente una grandissima divulgazione, con la speranza che possiamo fare veramente del bene al pugilato.
Eh sì, caro Alberto, io adesso voglio farti una domanda. Ecco, e qui c'è il problema. Dove hai trovato quel mio video che ballo così bene? No, Massimiliano, la tua questa pettinatura l'abbiamo vista. Chi ci segue l'ha vista al titolo italiano di Vincenzo Piniello. Avevi la stessissima pettinatura. Eh sì, avevo più o meno gli stessi capelli. Il colore era quello. Magari lui un pochino più lungo. Però lui balla molto meglio di te, caro Massimiliano, perché tu purtroppo hai problematiche motorie, quindi. Quindi sappiamo tutti quello che raccontiamo. E ricordiamo, Massimiliano, musiche, prendetele così come vengono, sono musiche senza copyright, lo ribadiamo. Questo perché? Perché Massimiliano non vuole mettere assolutamente un euro per la musica. Quindi a questo punto di necessità virtù si fa e quindi... E questa abbiamo. E questa abbiamo e questa mi sentite. E fatemi salutare tutti coloro che in questo momento sono a casa con il Covid. Ormai Covid di qua, Covid di là, caro Massimiliano. Eh sì, ormai, caro Alberto, hai detto bene. Chi senti, senti, purtroppo o a un familiare o comunque a casa con il Covid. Ma ci siamo qui noi a rallegrarvi queste belle giornate passate in casa, in quarantena, mentre qualcuno vi porta la, vi porta sì, la spesa, ve la lascia là e fugge. E scappa via. Però Massimiliano, dai, alla fine è pure un motivo un po' anche per riposarsi. Sì, assolutamente, assolutamente sì, Alberto, io mi sono fracassato i testicoli a stare a casa. A chi lo dici? Poi... Ho avuto il Covid, ma si era me l'ha attaccato, ecco, io diciamolo. No, non è vero. Massimiliano mi ha attaccato il Covid. Allora, voi dovete sapere che Massimiliano, e qui lo dico e qui lo nego, era positivo al Covid e andava in giro ad infettare la gente. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude Si configura il reato di tentata strage per Massimiliano Maone. Chiunque stasse sentendo, non è assolutamente vero. Non date retta ad Alberto. No, ci siamo, Massimiliano, guarda, veramente mi hai obbligato a stare a casa. E comunque oggi sarà una puntata veramente all'insegna del sarcasmo, perché ormai ci siamo sciolti, dai. Sì, io sarò i carabinieri fuori la porta. Va bene. These thoughts of these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title. E intanto salutiamo anche i carabinieri fuori la porta di casa di Massimiliano. No, una cosa importante, Massimiliano. Ti sei aperto un piccolo spazio. Un piccolo spazio dove puoi fare perché no, perché sennò mi dici sempre che non ti aiuto in quello che tu fai. Già non fai niente, in più quel poco che fai non ti do neanche modo di divulgarlo. Lo sto facendo, diciamo che io manderei un piccolo guitar and they play that shit every day. No, I was not that great. Figured out how to play. Learned how to chase to be. Learned how to rap and see. Passion is everything. Got to do it. My team 10,000 hours so I could be fucking king. Eh sì, Massimiliano, piccolo controllo sarebbe giusto per tanto per far sentire la presenza
delle forze dell'ordine dalle due parti, perché so che insomma succede qualcosa di strano. No, non ma... succede nulla, certo. Così dicono, Massimiliano, non lo so. Detto questo, Massimiliano, scherzi a parte, oggi giornata veramente frizzante per noi di Fighters Talk. Ormai ci siamo tolti quelle formalità che ormai andiamo proprio a ruota libera. Ci sta aspettando il primo ospite di puntata. E allora, Massimiliano, proviamo a contattarlo e vediamo se ci risponde. In attesa di questo, fatemi mandare un grandissimo saluto al grande Mimmo della chiesa di Prima Valle, che sicuramente ci starà ascoltando, anche lui infetto dal Covid. Grande Mimmo, ha infettato Massimiliano, Massimiliano ha infettato me, quindi diciamo un giro di infetti. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock it low. That's right. E stiamo provando a contattare Te Strong, Mauro Forte, in attesa Massimiliano. Dicevamo, oggi tantissimi ospiti e a seguire avremo un grande amico. Sì, avremo il grande amico Mirko Di Carlo Antonio. Faremo raccontare poi da Mirko Di Carlo Antonio, perché Mirko ha la faccia da bravo ragazzo, ma ti bullizza, lo possiamo dire? Sì, ha cominciato anche lui. Ha cominciato a bullizzarti anche lui. E Mirko Di Carlo Antonio, naturalmente, che dopo il... Ora mi picchierà per questa cosa. Dopo il titolo italiano si è dato un po' di aria e quindi è diventata anche una persona che devi chiamare prima, devi concordare, devi... Ci uccide. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I can drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. E caro Massimiliano, torniamo in studio, tanto lo avremo dopo il grande Mirko Di Carlo Antonio, avremo modo di parlare con lui, ma intanto uno dei pugili migliori che abbiamo in Italia, il grande, grandissimo Mauro Te Strong Forte. Buonasera Mauro. Buonasera ragazzi, buonasera. E allora come Mauro, okay, come stai innanzitutto? Bene. Stiamo procedendo alla grande. Senti Mauro, allora, campione italiano, campione Unione Europea, campione, due volte campione dell'Unione Europea, e, campione international, IBF, campione del Mediterraneo. Però voglio tornare un attimo, un passo indietro, all'ultimo tuo match, perché credo che lì ci sia stata la consacrazione di Mauro Forte. Sì, diciamo che è stato un match difficile,
e il match è finito in parità e è stato veramente un avversario, Grandelli è stato un avversario veramente ostico e difficile da boxare, quindi non ho espresso al massimo le mie potenzialità, è riuscito insomma a mettermi veramente in difficoltà e il match è andato in parità ma con un po' di amaro in bocca, nel senso che volevo fare di più e invece però a onore a Grandelli perché mi ha fatto esprimere veramente poco. Mauro, diciamo spesso e sempre, perché poi è un dato di fatto, i grandi match si fanno in due, quindi proprio dalle tue parole possiamo confermare, perché noi eravamo presenti, io sì, Massimiliano no, naturalmente, come sempre, quindi eravamo presenti, abbiamo potuto vedere quel match. A mio avviso, il tuo match con Grandelli lo darei come match dell'anno. Io ti ringrazio, perché sì, in tanti mi hanno fatto i complimenti a entrambi, perché abbiamo fatto un bellissimo match, 12 riprese sempre insomma attaccare, a boxare con varietà di insomma tra il testa a testa e invece a volte magari con scambi di tecnica. Avete espresso, bravo Mauro, hai detto benissimo una cosa, hai sottolineato una cosa che volevo sottolineare io ma mi hai anticipato, nel senso che avete dato spettacolo sia dal punto di vista tecnico, tattico, sia dal punto di vista del fighting, del corpo a corpo. Sì, ripeto, come in tanti mi hanno fatto i complimenti, come sicuramente anche a Grandelli ci hanno fatto i complimenti per il match che è stato. E sono contento, perché a volte questi match anche per il pugile italiano servono e vanno fatti, i match difficili vanno fatti e vanno accettati. Mauro, poi tu sei uno che hai la concezione di se ti chiamano vado. Beh, dipende, cioè nel senso non vado a testa bassa da caprone, però cioè nel senso i match bisogna, per diventare i migliori, io sempre sentivo questa cosa, per diventare i migliori bisogna fare i migliori. Sì, sì, nel senso che cioè battaglia bisogna farla. Sì, sì, nel senso che se c'è da rischiare si rischia, naturalmente con tutte le condizioni di causa, se sei allenato, se sei pronto, però anche se parti leggermente sotto si può fare il match e si deve tentare. Forza, lo sport è questo, se vuoi arrivare a grandi obiettivi bisogna farli i match, ovviamente andando a fare i match per vincere, non soltanto per partecipare, quindi bisogna prepararsi bene quando ci stanno i match duri e andare là per vincere. Senti Mauro, io una cosa ho notato durante questo ultimo match, che a mio avviso hai fatto il peso senza nessun tipo di problema e senza nessun taglio. Magari ci sarà la possibilità di vederti in una categoria di peso inferiore? Beh sì, stiamo valutando proprio quello con il mio manager, con la famiglia Gherchi, perché ho visto che tanti match l'ho fatti da piuma, ma facevo il peso veramente bene, senza fare taglio del peso, levavo soltanto l'acqua il giorno del peso, ma potevo anche benissimo continuarlo a bere, perché faccio il peso bene, i 57-100. E quindi stiamo valutando di un attimo fare una prova da Super Gallo, che quasi sicuramente riesco a fare, e vediamo, il primo match forse sarà proprio quello da Super Gallo, il prossimo match che farò per fare una prova. Mo devo combattere il febbraio, c'è tanto che col fatto del Covid è saltata la riunione, sto aspettando la conferma per forse aprile. Quindi ci sarà, aspettando la conferma della data, ci sarà un test match, diciamo, un match di rientro dopo il titolo dell'Unione Europea da Super Gallo.
Sì, stiamo valutando se fare un rientro sui 6 round o sui 10 o vediamo se fare direttamente un titolo. Questo ancora non è sicuro, stiamo valutando sempre con i Kirchi e vediamo un attimo che esce fuori, perché non si possono, purtroppo con il Covid non si possono fare previsioni future, quindi bisogna viverla giorno per giorno e vedere quello che farà. Senti Mauro, naturalmente a breve avremo notizie di questo possibile rientro. Noi ci teniamo sempre sintonizzati sui vari social, canali social di tutti quanti, di tutti quelli che sono i protagonisti del pugilato e degli sport da combattimento. Quindi speriamo insomma di poterti rivedere, rigustare sul ring, e questa volta in una categoria che magari potrebbe essere più cucita sulla tua pelle. Beh, sicuramente farò il peso con leggermente più fatica, però come fanno tutti i pugili, il taglio del peso e un po' di sofferenza bisogna farla, insomma. Sì, sì, anche perché veramente il giorno del match Grandelli sembrava due categorie, forse una categoria e mezza sopra di te, quindi si vedeva la differenza fisica tra voi due. E secondo me tu, visto che non soffri tanto il peso, questa è una scelta giusta per quanto ne possa capire io, insomma, anche perché credo che a quella categoria puoi dare molto di più. Beh, sicuramente mi metterò alla pari con insomma magari Super Gallo, sono, e chi capisce insomma il pugilato, ma non so al di fuori chi non conosce bene il taglio del peso, però da Super Gallo riuscirò a fare la categoria giusta mia, perché i piuma, come si sa, salgono magari di due categorie, come i super piuma salgono altre due categorie, quindi io penso da Super Gallo è la categoria giusta per me, perché anche io riprendo quei chili giusti per poter affrontare i pugili anche all'estero, dove sono forte a fare proprio questa cosa del taglio del peso. Mauro, stiamo aspettando questo titolo europeo, forse è il primo sogno nel cassetto, sì, tuo. Quello che sto aspettando pure io da tanto, ora vediamo se esce fuori un titolo europeo o qualcosa insomma sempre importante. Io sto aspettando proprio quello, insomma, una cosa più importante, perché anche una cosa personale, a fare un titolo europeo è una bellissima soddisfazione. Anche perché credo, Mauro, che se vi foste battuti per un titolo europeo tu e Grandelli sarebbe stato un grandissimo match, forse ancora più avvincente di quello che è stato. Beh sì, sicuramente era un match da europeo, sarebbe stata una bella cosa. Però ci arriveremo, è tutta esperienza che mi porto dietro per fare magari al meglio un europeo. Mauro, naturalmente adesso sei a casa, stai recuperando le forze e a breve sì, tornerai in palestra. Eh sì, purtroppo anche a me il Covid mi ha preso e quindi sto recuperando, però mi sto sempre allenando, fortunatamente sto bene e quindi diciamo sto continuando ad allenarmi con i circuiti che mi dà il mio preparatore. Fortunatamente ho mia moglie che mi fa fare le figure. Sì, devo dire che Mauro fa, la moglie di Mauro, insomma, per chi non la conoscesse, tu non la conosci Massimiliano, ma è stata una nazionale del pugilato femminile, molto brava, e Mauro pensa bene ogni tanto di infilare qualche montante che va a bersaglio, perché Mauro, voi non sapete chi è questo personaggio, ma io lo conosco molto bene, quindi scherzi a parte, no, ti aiuta molto, lo vediamo spesso anche sui canali social, vediamo che Desi ti aiuta molto, ti sta molto vicino Mauro.
No, sì, fortunatamente, ecco, già questa mattina ho fatto un circuito del mio preparatore che mi ha dato, poi pomeriggio facciamo le figure, almeno passo insomma le ore, perché dentro casa è veramente dura, almeno passo un po' di tempo e in più mi alleno, almeno quando rientro in palestra non devo ricominciare da zero. Mauro, noi ti ringraziamo e naturalmente ci vediamo in palestra, ci dovevamo vedere in palestra. Grazie a voi ragazzi, grazie, grazie Mauro. Numero 1. Grande Mauro, un Grazie. abbraccio. Ciao Mauro. E allora Massimiliano, torniamo on air, torniamo in voce. Rieccoci. Come? Sì, ti assopisci come mio nonno di 90 anni. Sì, ho certi blackout ogni Hai dei blackout che sono pazzeschi, caro Massimiliano. Sì, comunque la notizia che Mauro voglia provare il Supergallo, anche secondo me è giustissima. Perché come ha già detto lui, come l'hai detto tu Alberto, in parecchi, molti ormai sono abituati a questo taglio del peso e quando poi si va a combattere hanno sempre quella categoria almeno in più e si è visto anche nel match con Grandelli. Beh, torno a ripetere Massimiliano, sul ring, soprattutto quando poi si fa il reintegro, quando si arriva al giorno del match, la differenza era molto palese, ma l'abbiamo vista in tantissimi incontri quando c'è tanta differenza. E quindi a questo punto perché non provare? No, assolutamente, infatti io mi trovo assolutamente d'accordo con... Anche perché Mauro è quel fisico, quel ragazzo che arriva al peso senza grandi sforzi, toglie semplicemente un po' d'acqua, un po' di liquidi, ma quello è normale, insomma. Però il giorno dopo del peso non prende tanti chili. È più leggero. Eh sì, no, più o meno mantiene il peso che sì. ha fatto. Quindi se, credo che invece la maggior parte degli atleti dopo essere salito sul ring prende dei chili, un quantitativo di chili industriali. Sì, siamo stati abituati a vedere, poi ne abbiamo visti di match, di titoli, e vediamo quando andiamo a vedere il peso, vediamo dei pugili, poi il giorno del match... pare che se li sono mangiati. Sì, sì, parano la custodia sì, del giorno prima. Quindi sì, appunto, dicevamo, quindi mi sembra un'ottima scelta dal punto di vista fisiologico per Mauro De Strong. E speriamo che questo ragazzo possa riuscire a portare in Italia un altro titolo europeo. Sì, assolutamente, per me se lo merita. Mauro, come definito da molti, sembra un po' il Lomachenko italiano, senza fare poi grandissimi paragoni a livello italiano. È soprannominato un po' il Lomachenko, si muove molto bene sulle gambe, anche lui mancino, a me piace tantissimo e secondo me ha tutte le qualità per poter portare a casa qualche titolo importante. È anche dotato poi di una mano abbastanza pesante, quindi diciamo che ci sono tutte le componenti per arrivare molto 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 in alto. Massimiliano, salutiamo insieme
questi due pazzi folli di Firenze. Sì, Mirko Ricci e Simone Ricci, due pazzi proprio, Alberto. Sì, un rapporto di odio e amore. Sì, assolutamente. Soprattutto con Mirko, il maestro, e Simone, il papà, presidente della Noble Art Promotion. Sì, hai detto bene, Alberto, l'abbiamo pubblicizzato tanto anche durante le trasmissioni, la Noble Art Promotion proprio di Simone Ricci. Beh, una bella idea nel pugilato, perché si dà l'opportunità ai ragazzi, soprattutto a quelli passati professionisti, di poter fare attività. Sì, assolutamente corretto, Alberto, danno possibilità a tutti i, chiamiamoli, neopro. Chi passa nel mondo del professionismo, appena passa nel mondo del professionismo, lo sappiamo, combattere non è semplice, perché gli sponsor è difficile trovarli e spesso i pugili proprio devono pagare per combattere. Invece, tramite la Noble Art di Simone Ricci, e cercano proprio di evitare questo, sono loro a dare una mano ai pugili, e gli trovano gli avversari, poi hanno un'equipe dietro, nutrizionisti, fisioterapisti. E ti dico Massimiliano, dico che stanno facendo molto bene, perché comunque il numero di serate organizzate da parte loro cresce esponenzialmente, quindi significa che il lavoro che stanno facendo è un lavoro che sta portando i suoi frutti. Assolutamente, assolutamente sì, Alberto, e poi ecco, per tornare al buon Mirko Ricci, il rapporto, come dicevi tu, odio amore. È un pazzo, però quanto ci vuole bene quando andiamo su. No, devo dire che sì, Massimiliano, devo dire sì. C'è sempre il rovescio della medaglia, sì. No? Tanto bene, tanto male. E quindi a questo punto ci prendiamo il tanto bene, ma con la scusa. Salutiamo insieme la grande guerriera Francesca Broggi. Assolutamente sì, un grandissimo saluto a Francesca Broggi, che è sempre con noi, anche lei ogni volta che siamo a Firenze, quando passiamo dalle parti toscane, sì, lei è sempre lì presente, e per noi è motivo d'orgoglio essere al suo fianco. Grande guerriera fuori dal ring, grande guerriera che combatte. Sì, Alberto, combatte tutti i giorni. Tutti i giorni, bravissimo. E proprio nella terra toscana ci sarà il primo evento 2022, primo evento FP titolo italiano, quello che andrà in scena tra Mustafa e Sparaccini. Massimiliano, noi ci prepariamo a questo secondo ospite, questo secondo pazzo. Sì, come spesso accade, chi sta coi pazzi molto probabilmente ha qualche affinità con loro, quindi ci starà sentendo, si starà preparando per dircene quattro, e noi proviamo a contattarlo. Break it all down to you.
E allora Massimiliano, torniamo in voce. C'è da presentare un amico in primis, un Sì. amico vero in primis, e poi c'è da presentare un ragazzo che sul ring ha sempre dato tutto. Il suo nome è Mirko Di Carlo Antonio. Buonasera, Mirko. Buonasera, Massimiliano, belli. Sai cosa? Oh, sai cosa? Esultanza, spettacolo. Ti abbiamo accolto dagli applausi perché non hai sentito quello prima. Bravissimo. Quindi noi. Infatti sei partito Sei malissimo. partito male perché non hai sentito il pre. No, ma il pre è stato un insulto di Massimiliano. Massimiliano diceva che da quando è fatto per il titolo italiano ormai è un po' la puzza sotto al naso. Ma non di cavolate, guarda, non è vero, La ma stavi dicendo la parolaccia, ti ho beccato. sì, però stiamo in diretta, è meglio lasciare Mettiamo il perdere. bip, ci mettiamo il No, bip. Massimiliano ha detto che ora per parlare con te hai la segretaria oppure la segreteria. Ma Sì, tu lo però sai che non è vero, queste sono parole tue, Alberto, bravissimo, parole bravissimo, Mirko. tue. Io non penso, però tu ti fidi troppo della persona, ma poi ti senti di la puntata, caro Mirko Di Carlo Antonio. Sì, Ma vanni detto, vanni detto, vanni detto. non mi sa di minaccia questa, caro Massimiliano. Ma No, vanni detto. detto questo, a parte gli scherzi, noi scherziamo sempre con Mirko perché Mirko è veramente un amico, con la A maiuscola. 12 vittorie per Mirko Di Carlo Antonio, 9 sconfitte e un pari. Ma quello che vogliamo sottolineare con il tuo grande intervento in Fighters Talk, due titoli italiani disputati e un titolo del Mediterraneo in terra straniera, caro Mirko. Sì, esatto, tutti e tre sono stati bellissimi, soprattutto quello in Francia che è stata un'esperienza veramente, non lo so, guarda, non può capire tanto chi ci passa a queste cose, perché sta andando in terra straniera, come dicevi tu, stando combattendo dentro un'arena con tante persone, è veramente emozionante. Il match era andato pure abbastanza bene, però purtroppo Cesar, che quando vai fuori all'estero devi vincere soltanto per KO, se no è molto difficile. Ma secondo me è stata la mancanza di una maglietta che Sì, è vero, porta fortuna, sì. perché poi diciamolo che il 99,9% dei bugigni sono scaramantici. No, è vero, ma infatti io non è che non l'ho portata, io me la sono proprio dimenticata di metterla dentro la busta. Infatti Vedi. quando sono arrivato lì ho detto mannaggia la miseria, guardate io. Cioè, perché io l'avevo messa sempre sugli ultimi match che ho fatto, 7-8 match, sono tutti quanti bene. Vedi, Quindi vedi, vedi. 7 vittorie e un pari, da paura, me la sono dimenticata e andato tutto sotto, da là sono tutto perso la miseria. Senti Mirko, naturalmente una carriera da mediano, come mi piace dirla a me un po' alla Ligabue, una vita da mediano che lotti sempre perché forse molto probabilmente in te non c'è quel talento che magari c'è in tanti altri pugili, però chi non ha il talento e ha la fortuna di avere la perseveranza di allenarsi tutti i giorni, di sapersi sacrificare, comunque arriva ad alti livelli. Sì, è vero. Cioè, diciamo anche comunque io ho cominciato il pugilato molto tardi. Io la prima volta che ho messo piede in palestra avevo 25 anni, Albè, per cui
io sono convinto che se avessi iniziato prima mi potevo togliere. Sì, c'è pure il discorso che chi inizia prima finisce prima, vedi, qua Massimiliano Maure, immaginavo che qua stavo aspettando quello che lo diceva. C'è sempre l'eccezione che conferma la regola, caro Mirko. Però credo che credo che di soddisfazioni dai te ne sei tolte tante e te ne toglierai ancora tante. Sì, per carità, io anzi, cioè, sono contento di quello che ho fatto fino adesso. Alla fine sì, posso dire che comunque ho fatto il pugile, ecco. Mirko, c'è chi ci metterebbe la firma col sangue per poter arrivare a disputare un titolo italiano? Sì, lo so benissimo, non è da tutti poi, oltretutto. E poi sinceramente disputarlo da protagonista. Esatto, sì, perché comunque sia, sono tutte e due sono stati bellissimi, abbiamo fatto 20 riprese, perché alla fine 10 riprese una volta, 10 riprese un'altra, sono state veramente belle fino all'ultimo respiro, per cui... Diciamo, ecco, che io sono soddisfatto. Posso aggiungere un'altra cosa a questo che stai dicendo? Tu sei andato in Francia dopo aver disputato dopo 15 giorni di aver disputato il titolo italiano. Quindi, innanzitutto, io credo una cosa che... la tecnica la puoi imparare, ma il coraggio, il cuore o ce l'hai o non ce l'hai. Certo, e conosciamo anche tante persone, tanti pugili attuali qui italiani che hanno tecnica ma non hanno, come si suol dire, le palle, ecco, sotto per affrontare certe situazioni. Eh sì, caro Mirko, sono d'accordo con te, questo è un concetto che io ribadisco spesso, dove non arriva la tecnica, arriva il cuore, caro Massimiliano. Assolutamente. Se non c'è il cuore, non può fare sto sport, se non c'è un po' di coraggio, non lo può fare. È così, purtroppo. È uno sport che non è per tutti, come diceva qualcuno, puoi giocare a tennis, puoi giocare a calcio, ma non puoi giocare al pugilato. Certo, sono cazzotti, non è che. E naturalmente i traumi si vedono, perché il buon Massimiliano ha tutti i traumi possibili. Ma è meno male che non prendevi i cazzotti, pensa se li vedi pure. Pensa te se. Se avevo la box con Alberto a quest'ora stavo con la sacchetta, capito, vicino a me. Stavi con l'accompagno, Massimiliano, sì. Però guarda la cosa positiva, avevi la 104. Detto questo, caro Mirko! Te ne troppo forti, sì, a trattarmi male è più forte, è vero. Detto questo, oggi, caro Mirko, tu non hai avuto modo di sentirci, ma abbiamo... detto. Sì, vuoi sentire naturalmente su Spotify, su la rimetteremo poi su YouTube, su Facebook, la rimetteremo da un po' dappertutto. Se l'ho l'applicazione, si può tranquillamente risentire, ma come dicevamo Massimiliano, oggi gli abbiamo dato dell'untore perché lui ha divulgato il Covid un po' in giro per l'Italia. Ecco, sono sempre io. E naturalmente abbiamo detto alle forze dell'ordine di fare una capatina nella sua palestra. Quindi... Infatti. Ma per venirsi ad allenare. Da domani troveremo la sera cinesca chiusa. Abbassata. Poi voglio vedere come fa lui senza di me. Chiuso per Covid, sì. Senti Mirko, invece parliamo ancora di te, vogliamo sapere cosa c'è, cosa bolle in pentola. Guarda, se Dio vuole, il 5 al 6 marzo ci sarà un altro match con Acadullo, se non sbaglio, e poi il 26 marzo mi hanno proposto Cristofori, per cui diciamo che cominciamo, ecco, se ricominciamo un attimo a mettere
No, beh, come stai ricominciando da dove hai lasciato per il titolo, la parentesi Giorgetti, so che tu adesso mi odierai per questo, però devo dire, ma non per carità, non per Giorgetti, ci mancherebbe altro, lo rispettiamo, onora sempre il ring, ha un tipo di pugilato che purtroppo è difficile da boxare, Giorgetti. Non ti permette di fare il match, ecco. Sì, perché si è buttato all'improvviso avanti, cioè proprio così, però vabbè, poi me ne ho avuto un infortunio perché purtroppo ho dato una testata e niente, vabbè, quello là è stato, diciamo, un match di rientro, Mirko, doveroso, a mio avviso doveroso dopo tanti match duri, considerando che gli ultimi tre match sono stati due titoli italiani e un titolo del Mediterraneo. Credo che era doveroso un match di rientro un po' più morbido, tra virgolette, perché poi alla fine non è che è stato proprio così morbido. No, guarda, io preferisco pugili, non perché lui non sia bravo, però pugili più, diciamo, più quotati, ecco, come si, perché magari, capito, ti puoi esprimere nel fare la box, ma quando incontri gente così che si butta all'improvviso con smanacciate, che poi se ti viene fa pure male, perché alla fine non è morbido, è tutto qui, ecco. Però diciamo, dai, abbiamo portato il risultato a casa con una vittoria e vediamo un attimino, ecco, a marzo. Sicuramente credo che sarà in sinergia con la box, la Dispoli, questo match. Sì. Quindi un grande... del 5 o del 6, non mi ricordo. Adesso. Credo che stanno ancora decidendo la data per via un po' anche delle restrizioni che ci sono al momento, quindi stanno ancora decidendo la data, da quale sarà la data più opportuna per permettere anche alle persone di poter essere presenti, visto tutto quello che sta succedendo al di fuori del ring, insomma, nella vita di tutti i giorni. Sì. E vediamo un attimino, vedremo. Noi tanto siamo sempre pronti, quando ci chiamano andiamo, o il 5, o il 6, o il 10, comunque sia a marzo si combatte, vabbè. Sì, mandiamo un saluto anche a Silvano, visto che siamo on air, mi sembra giusto e doveroso, che è sempre con te al tuo angolo, è sempre presente con te e ti sostiene ogni match. Sì, un abbraccio a Silvano Colantonio, che veramente lui è sempre al mio fianco, mi accompagna da tutte le parti quando dobbiamo fare i guanti, peso, di tutto e di più. Ecco, quando ho combattuto a Pordenone, è venuto a Pordenone che è una macchina, cioè, incredibile. Un grazie veramente a lui, al mio maestro, Marco Granelli, ecco, lo ringraziamo. Mirko, naturalmente noi attendiamo novità per quanto riguarda, come già detto anche a Te Strong e a Mauro Forte, dai canali social. Sei arrivato anche tu su Instagram dopo 40 anni, per i tuoi 40 anni ti sei regalato il canale Instagram, quindi diciamo che possiamo seguirti su Mirko e il Gato di Carlantonio, una cosa del genere, su Instagram. Mirko Mutta il Gato, sì. Ecco, perfetto, quindi diciamolo così, insomma, chi vuole seguire, chi vuole seguirti lo può fare tranquillamente. Noi terremo naturalmente le antenne rivolte verso di te, ma verso un po' tutto quello che è il pugilato, per poter arrivare poi a quella data e magari risentirci in diretta. Va benissimo, come no, sempre pronto, vabbè. E allora noi intanto ti facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Grazie. Oggi è la giornata Spallanzani. Mauro che sta a casa con
con l'influenza, con il Covid. Tu che stai a casa, Mauro? Mauro pure c'è il Covid. Sì, anche Mauro, sì. The Strong è riuscito. Purtroppo ormai è normalità, dai, diciamo così, Massimiliano. Io tra un'oretta vado a fare il tampone e vediamo, ma sicuramente ce l'ho. Guarda, se sei stato a contatto con Massimiliano Maone, ecco, sicuramente avrai il Covid anche tu. Io lo faccio apposta perché per il Green Pass faccio venire la gente a casa mia, gli attacco il Covid dopo 20 giorni così e hanno le Green Pass. Si può pure pagare questo personaggio. Oh, la massima, dai, che ti porto una bottiglia di vino. Buonissimo, grazie. Cosa dovevi dire a Mirko Di Carlantonio? Che ho bevuto il vino con mio suocero, complimenti, il vino era veramente buono. Che bastardo. Mirko, considera che a microfoni spenti mi ha detto siamo stati male tutti e due per una settimana. Non ho detto che è stato male dopo essersi mangiato il cesto. È proprio una brutta persona. Un abbraccione a Mirko Di Carlantonio, ciao forti, grandi. Massimiliano, è questo lo spirito che deve essere Fighters Talk. Ci divertiamo in compagnia, perché il pugilato non è solo sacrificio, non è solo sudore, ma è anche divertimento. Perché poi in palestra con i tuoi compagni, con gli altri ragazzi, ti diverti soprattutto. Ma assolutamente, in palestra nascono forse anche le amicizie più durature. A me è successo così, credo anche tu, comunque hai tanti amici che poi vedi anche al di fuori della sola palestra, quindi sì. E poi ci ribadisco sempre un concetto: la palestra è l'unico spazio dove non esistono barriere né sociali né razziali, nulla. Si è un gruppo, ci si aiuta tutti insieme, ci si diverte tutti insieme e spesso ci si prende in giro anche tutti insieme. Con lo sfidante al titolo italiano, il grande, grandissimo Luca Spadaccini. Allora Luca, innanzitutto ti ringraziamo per essere disponibile come sempre a partecipare a Fighters Talk. È sempre un piacere per me, lo sai. War Machine o Lupo d'Abruzzo, scegli. Uguale, ero partito War Machine, ma mi hanno ribattezzato il Lupo d'Abruzzo, quindi penso sia anche più adatto, dai. E allora il Lupo d'Abruzzo si appresta a... per questa seconda, cerca di conquistare per la seconda volta il titolo italiano, titolo che ha sfumato con Adriano Sperandio. Ci riproviamo questa volta
contro Vigan Mustafa, caro Luca, per questa apertura di primo 2022 con un titolo italiano. Sì, quando mi è arrivata la notizia, infatti sono stato contentissimo che avevo di nuovo questa possibilità, anche perché noi non ci aspettavamo che succedesse così presto. Però allora abbiamo detto, boh, stavolta dobbiamo dare, se l'altra volta era del 100%, vuol dire che stavolta ci vuole il 200%. Senti... Anche perché il periodo fa veramente, tra virgolette, schifo. Siamo d'accordo con te, siamo pienamente d'accordo con te, naturalmente tante sono le restrizioni, tante sono le problematiche che bisogna affrontare per poter realizzare una serata di pugilato. Per poter vivere, ma pure per prepararsi per gli allenamenti, è veramente una situazione insostenibile. Cioè io attualmente ho quasi tutti i miei sparring sono positivi, quindi non possono venirmi neanche a dare una mano. Senti Luca, hai avuto modo di vedere Mustafa, hai avuto modo di vedere che tipo di pugilato fa? Abbiamo visto qualche video su YouTube, però a livello più che vedere come combatte, perché purtroppo lo sappiamo, ogni match ha una storia a sé, abbiamo soltanto constatato che è alto, anche perché io sono un buffo, comunque sono sempre avuto questo... Sono un buffo per la categoria, quindi abbiamo dovuto trovare ragazzi alti per farmi lavorare, per fare degli sparring decenti. Luca, un record, un'esperienza sul ring, quella di Mustafa, non indifferente, 23 vittorie, 5 sono le sconfitte, 0 i pari. Già ha avuto modo di combattere più volte per il titolo italiano, ha avuto modo anche di conquistarlo, come ha avuto modo di combattere in campo internazionale. Sì, quello lo siamo andati a vedere, infatti è stata un attimo di timore, ce l'ha nel fare, alla fine il mio maestro anche parla a metallo. In fondo tu da perdere non hai niente, perché comunque sia, tu stai facendo adesso iniziare il cammino, anzi, incontrare gente così non può fare altro che farti crescere. E questa potrebbe essere l'arma in più, caro Luca, non avere nulla da perdere, solo da guadagnare. Esatto, che io posso, non devo dimostrare nulla a nessuno se non a me stesso, che quello che stiamo facendo è il cammino giusto. E poi c'è da sottolineare un'altra cosa, anche la differenza di età tra voi due. Lui 42 anni, tu 32, quasi 10 anni di differenza. Io pensavo avesse di meno, io ricordavo avesse di meno. Sì, forse questo può essere anche un altro punto a mio favore, giustamente. Senti, cosa ti porti invece, cosa ti sei portato dietro dal match con Adriano Sperandio? Diciamo che Adriano mi sono portato molta esperienza a livello di la sconfitta, che comunque è stata anche la mia prima sconfitta, ma quello che mi ha fatto, io comunque sono cresciuto dal suo combattimento, perché comunque ho fatto un avversario di tutto rispetto che conoscevo già da prima del titolo. Ho soltanto peccato, diciamo, di inesperienza, giustamente, ma ne ho fatto tesoro, perché ho capito che a volte non conta quanto ti alleni, ma conta anche quando usi la testa. E sono d'accordo. E non pensare testate. Sono d'accordissimo con te. Adriano, grande pugile, a mio avviso, anche a livello dilettantistico. Sì. Sappiamo tutti, Massimiliano, insomma, che Adriano Sperandio è stato il primo passo importante nella tua carriera, Luca. Sì, è stato il primo avversario, diciamo, titolato di tutto rispetto, che
che mi ha messo alla prova, e sono anche per quello dico sempre, aver perso con lui per me equivale sempre una vittoria a livello personale. Sono d'accordissimo con te. E detto questo, siamo pronti a questo titolo italiano, siamo pronti a gustarci questo titolo italiano con la speranza che il lupo d'Abruzzo questa volta, naturalmente che vinca il migliore, ci mancherebbe altro, ma sicuramente è il più meritevole soprattutto. Ma siamo speranzosi, insomma, di vederti prendere una bella rivincita. Io ci spero tanto, anche perché sto facendo tanti sacrifici, perché per esempio adesso che mi avete chiamato io sono al lavoro, sono sul cantiere perché faccio il muratore e quindi sacrifici in questo periodo tra il lavoro, fare allenamento, trovare sparring, stare attento tra virgolette, perché non puoi andare più in nessuna parte, che non sai dove ti puoi girare. Spero veramente che per una volta tutti i miei sacrifici verranno ripagati. Senti Luca, con chi stai facendo sparring? Attualmente ho avuto, all'inizio mi ha dato una mano Gianmarco Ciofani, un altro pugile pro. Come no? Che però adesso, prima ha avuto un piccolo infortunio alla mano e adesso anche lui è positivo. C'ho un ragazzo della, addirittura mi sta aiutando un ragazzo della MMA, si chiama Mario Mingai della Pompeo Team, e che è alto e quindi mi aiuta. E per il resto mi sta aiutando molto molto la pugilistica di Giacomo, la figura del maestro Luciano e Lorenzo Di Giacomo, che mi hanno procurato un paio di sparring, diciamo, belli tosti per allenarmi. E salutiamoli e ringraziamoli, perché poi il pugilato è anche aiutarsi uno con l'altro, soprattutto nel momento del bisogno, caro Luca. Eh sì, perché senza di loro attualmente non avevo nessuno con cui allenarmi. Allora Luca, noi naturalmente ti ringraziamo per essere stato presente qui ai nostri microfoni. Grazie a voi che mi avete fatto riposare 10 minuti dal lavoro. Vedi che serviamo a qualcosa ogni tanto. La scusa per staccare 10 minuti. Grande Luca, un abbraccione. Grazie mille, ragazzi, un abbraccio e ci vediamo presto. Grande. Sagaino. Anche questa puntata di Fighter Talk, come puoi vedere, è finita. Siamo in diretta. Siamo addirittura d'arrivo, bravo. Siamo addirittura di arrivo, ma non è proprio così, perché stiamo aspettando l'ultimo ospite per quanto riguarda Fighters Talk. Un attimo indaffarato, quindi siamo un attimino in attesa di lui, non c'è problema, lo attendiamo. Assolutamente. Massimiliano, ricordiamo innanzitutto domani sera 21:30 Fighters Live, naturalmente a conduzione come sempre di Valerio Lamanna. E quindi noi vi diamo il puntamento televisivamente sui canali Sky 8:14. Ringraziamo come sempre il dottor Roberto Brusati, che ha sempre creduto in noi, vero Alberto? Sì, ringraziamo proprio lui, il dottor Roberto Brusati, perché ancora
Oggi continua a dare sostegno al pugilato, continua a credere nel pugilato come crediamo noi. Assolutamente, io nel mentre sto combattendo anche con la cuffia, Alberto, non riesco a mettere. Cioè, voi dovete vedere in questo momento Massimiliano Maone. Non riesco a mettere bene la cuffia. Era più semplice di quanto pensavo, Alberto. Sì, Massimiliano, basta usare il cervello. Ma purtroppo. Basta usare la testa, ma vedo che hai problematiche motorie proprio. Sì. Quindi, anzi, di interazione cervello, mani, braccia, quindi purtroppo non va. Fatemi salutare anche Massimiliano, fammi salutare anche, importante, la Federazione Pugilistica Italiana, la Federazione di tutti, è partita una chiamata, la Federazione di tutti noi, la Federazione Pugilistica Italiana, mandiamo un grandissimo saluto e la ringraziamo per tutto il lavoro che fa, soprattutto sui social, soprattutto di divulgazione del nostro amato sport. Massimiliano, ci tenevo a salutare pure un'altra persona che ultimamente un po' sui social c'è stata grossa polemica, noi che seguiamo molto i social, il maestro The Time Machine Vittorio Hoi. Eh sì, Alberto, hai detto bene, tanta polemica sui social. No, non voglio entrare nella polemica, nella discussione, no, non me ne frega niente sinceramente, perché non mi va di dare spazio a personaggi che non meritano spazio, quindi, però ci tengo a Vittorio, ci tengo al maestro Vittorio Hoi, ci tengo al pugile Vittorio Hoi, chi ha avuto il piacere e l'onore di poterlo vedere sul ring, io ho avuto il piacere e l'onore di vederlo sul ring, posso dire che fuori dal ring è una persona a cui non puoi volere bene, e per far arrabbiare Vittorio Hoi non puoi non volere bene. Sì, poi per farlo arrabbiare veramente ce ne vuole veramente 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 tanta, quindi detto questo, caro Massimiliano, credo che abbiamo detto tutto e credo che ci possiamo lasciare, ma come diciamo in ogni trasmissione, Fighters Life Talk, The Next Generation of Fighter, a mercoledì.